Una buona serata e benvenuti alla seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo, come sempre, con i numeri dell'emergenza sanitaria nella nostra regione. Percentuale di positivi in Abruzzo che si attesta nella giornata odierna al 9% per effetto dei 264 nuovi casi su quasi 3.000 tamponi analizzati. Calano le terapie intensive, ma anche per effetto dei decessi, 7 che aumentano il triste bilancio. È del 9% la percentuale odierna dei nuovi positivi abruzzesi sul totale dei tamponi processati. Si registrano nelle ultime 24 ore infatti 264 casi di infezione da SARS-CoV-2 nella nostra regione, d'età compresa tra i 6 mesi e i 95 anni, su un totale di 2.931 test effettuati. Con questo ulteriore aumento diventano complessivamente 30.974 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza, numeri comunque in sostanziale discesa, visto che gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi, dei guariti e dei deceduti, sono 16.321, meno 128 rispetto a ieri. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 33, di cui 20 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Chieti e 11 in provincia di Teramo. Cala il numero dei ricoverati in terapia intensiva, ma anche per effetto dei decessi, 7 che si registrano rispetto alla giornata di ieri. In questo modo, considerando i due nuovi ingressi, i reparti di terapia intensiva abruzzesi vedono allo stato attuale ricoverate 64 persone, mentre sono 666 i pazienti, più 8 rispetto a ieri, ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. Gli altri 15.591, meno 131 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Del totale dei casi positivi, 10.049 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 124 rispetto a ieri. 5.946 in provincia di Chieti, più 15, 6.218 in provincia di Pescara, più 41, 8.346 in provincia di Teramo, più 82, 256 fuori regione, più 5 e 159, meno 3, per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Secondo il rapporto Censis 2020 aumentano in modo esponenziale la paura e l'ansia. Il periodo natalizio sotto restrizioni rischia di aggravare ancora di più questa situazione. Il peggior anno di sempre. Così è definito il 2020 nell'ultima copertina del Times. Il Covid infatti ha provocato un'inedita crisi mondiale a livello sanitario, economico e sociale. Ciò inevitabilmente ha comportato un aumento esponenziale di disagi quali paura, ansia e depressione, un importante campanello d'allarme riguardo la salute della nostra società. Secondo il rapporto annuale Censis, 3 italiani su 4 indicano nella paura dell'ignoto e nell'ansia conseguente il sentimento prevalente in famiglia, e l'Abruzzo non sfugge ai disagi psichici, ma è in linea con la media nazionale. Il dato è abbastanza in linea con quanto succede non solo in Abruzzo, ma anche in Europa. In effetti si è riscontrato un aumento delle sofferenze della sfera emotivo-affettiva nelle persone sottoposte non solo al lockdown, a zona rossa, ma anche al lockdown, e ovviamente per le conseguenze anche della pandemia che in alcune aree ha colpito le popolazioni in modo molto pesante. A fine anno la regione pubblicherà i dati delle farmacie riguardo il consumo di psicofarmaci e potremo così accertare se sia realmente aumentato, così come si teme, l'utilizzo di queste sostanze. Intanto nella nostra regione sappiamo che non è aumentata la pressione sui centri di igiene mentale, ma è anzi diminuita. E questo non perché siano diminuite la necessità di assistenza o le richieste di aiuto, ma perché la medicina extra-Covid in questo periodo è passata in secondo piano. Per quello che riguarda i servizi, io ricordo che ci sono ancora delle normative che ci impongono una riduzione delle prestazioni legate al fatto di evitare assembramenti ed evitare rischi sia per gli operatori che per la popolazione. E abbiamo fatto un grande uso di telemedicina e di prestazioni
telefoniche, nonché abbiamo tanto personale ancora in smart working. I mezzi tecnologici però difficilmente riescono a sopperire ai rapporti umani faccia a faccia. Si avvicinano le feste e a causa delle restrizioni si presume che molti passeranno il Natale in solitudine o quasi. Il passare il Natale da soli, non poter rivedere i propri cari è un problema di grande interesse pubblico, di sanità pubblica, ed è anche un problema di tipo antropologico, considerando che l'Abruzzo è una regione ad altissima emigrazione, quindi si privano molte persone anziane, e la popolazione abruzzese è molto vecchia, di rivedere i propri cari. Questo è un fattore di grande sofferenza mentale. A chi è in sofferenza l'esperto consiglia di rivolgersi a professionisti, che siano medici di famiglia o centri di salute mentale, chiedere aiuto, insomma, prima di addentrarsi nell'insidioso campo della psicofarmacologia. Evitare di fare uso o abuso di psicofarmaci, perché non è questa la risposta più adatta. La risposta più adatta spesso è il rapporto, la comunicazione ed il rapporto interpersonale. Resta un rebus l'arrivo delle dosi del vaccino anti-influenzale che mancano all'appello per concludere la campagna 2020. Manca il 40% del fabbisogno e i medici di base chiedono di fare presto, prima di Natale. Mentre sarebbero in arrivo circa 20.000 dosi del vaccino anti-influenzale, solo una piccola parte del fabbisogno residuo in Abruzzo, che è di circa 160.000 dosi, i medici di famiglia tuonano contro la regione e si dicono pronti a non ritirare le dosi a loro destinate, circa una quindicina a testa, perché dicono non si riuscirebbe mai a soddisfare tutte le richieste aumentate per di più in questo periodo di pandemia, anche in seguito alla comunicazione rispetto all'importanza di prevenire l'influenza stagionale per evitare di ingolfare ulteriormente il sistema sanitario. I rappresentanti dei medici dicono che le dosi per ciascun professionista dovrebbero essere almeno un centinaio e soprattutto ce ne sarebbe bisogno immediato, perché dopo Natale potrebbe essere già troppo tardi. Questa mattina in Regione Abruzzo se ne è discusso in commissione di vigilanza, dove l'opposizione, con il PD Silvio Paolucci, continua a rappresentare la gravità del disservizio che si è creato. Non abbiamo avuto la principale risposta rispetto alle nostre richieste, ovvero se e quando si farà il completamento della campagna per la vaccinazione dell'influenza in questa regione. Non ci è stato detto nulla a tal proposito, né le dosi in arrivo, né con quale tempistica, né quando cittadini e operatori sanitari avranno a disposizione per la comunità degli abruzzesi le dosi vaccinali per l'influenza. È davvero molto grave quello che è avvenuto in questa regione, perché siamo penultimi in Italia in proporzione al fabbisogno, cioè fatto 405.000 il numero di dosi da acquisire, noi ne abbiamo distribuite soltanto 250.000. Sappiamo che quest'anno, quello del Covid, l'anno della pandemia, vaccinarsi contro l'influenza era ed è uno strumento assolutamente utile. Cambiamo argomento adesso, sarà il Tribunale del Riesame a decidere sulla richiesta di annullamento del sequestro conservativo degli stipendi per quanto riguarda l'ex prefetto di Pescara Francesco Provolo e dei dirigenti regionali Sabatino Belmaggio e Carlo Visca. La decisione dovrebbe arrivare prima di fine anno. È durata circa un'ora. Di fronte al giudice del riesame Maria Michela Di Fine, la richiesta avanzata dai legali di Francesco Provolo, Carlo Visca e Mauro Sabatino Belmaggio di annullamento del provvedimento di sequestro conservativo degli stipendi. La misura era stata emessa il 30 ottobre scorso dal giudice per l'udienza preliminare Gianluca Sarandrea su richiesta dell'avvocato Romolo Reboa, che nel processo Rigopiano rappresenta alcune parti civile costituite. Noi abbiamo chiesto degli emolumenti stipendiali. Ci sono da parte delle difese avversarie che sostengono che, essendo un imputato nel frattempo andato in pensione, il provvedimento che il giudice ha inteso e interpretato come stipendi e pensioni sarebbe viziato, perché sarebbe stato di ultra petizione, perché il collega avversario lo ha dichiarato lui che era stato in pensione, e a me pareva che avessimo pure in aula detto ok, allora anche alle pensioni. Però questo è il tema.
Se gli avvocati dell'ex prefetto di Pescara Francesco Provolo hanno espresso alla dottoressa Di Fine la loro contrarietà al provvedimento, visto che il GUP avrebbe dovuto mettere sotto sequestro esclusivamente la quota del quinto degli stipendi maturati e non di quelli successivi, l'avvocato Galassi, legale dell'ex dirigente regionale Carlo Visca, ha tenuto a precisare come nella richiesta delle parti civili si parla esclusivamente di stipendio e non di pensione, dunque non attuabile. Il ricorso per sequestro è molto puntuale. È stato richiesto sugli stipendi. Il mio assistito, il signor Visca, invece, non percepisce uno stipendio, ma è in pensione, quindi ha un assegno pensionistico e come tale noi riteniamo che la forma non sia anche sostanza e quindi non sia diciamo così mutuabile o modificabile con un ampliamento di un'ordinanza sulla base di quello che non è stato richiesto. Il Correggio ha fatto decorrere i termini per la decisione da oggi e quindi si è preso un ulteriore tempo per poter decidere. E beh, penso che fra una cosa e l'altra uscirà fra una trentina di giorni, secondo me sarà il provvedimento di fine anno. Venerdì il processo Rigopiano tornerà in aula. Nell'udienza con molta probabilità si procederà con l'affidamento dell'incarico ad un perito per la trascrizione delle intercettazioni telefoniche riguardanti il filone del depistaggio, per poi iniziare a discutere, a questo punto nel 2021, delle eventuali richieste di rito alternativo. Resta però da definire la questione sicurezza. Alcuni avvocati hanno posto il problema riguardo il rischio alto di contagio, ma fino ad oggi nessuna nuova nota al riguardo è stata inviata dal Presidente del Tribunale. Tribunale di Pescara. Sciopero nazionale oggi dei lavoratori della pubblica amministrazione con manifestazione a Pescara nei pressi della prefettura. I lavoratori chiedono il rinnovo del contratto, assunzioni e sicurezza sui posti di lavoro. Anche in Abruzzo oggi c'è stato lo sciopero dei dipendenti pubblici aderenti ai sindacati CGL e CISL e UIL per protestare contro il mancato rinnovo del contratto, le mancate assunzioni e le poche risorse messe in campo dal governo nazionale per la pubblica amministrazione. In Abruzzo particolari problemi e carenze interessano il settore della sanità. Questa mattina manifestazione a Pescara nei pressi della prefettura. Noi pensiamo che un paese, il nostro paese deve scegliere oggi, in questa situazione di emergenza, perciò oggi lo sciopero, che valore noi diamo al pubblico, qual è il perimetro pubblico, quindi noi abbiamo detto che questo è uno sciopero per il paese, certamente anche per rinnovare il contratto dei pubblici dipendenti, ma non solo, assumere, mancheranno nel biennio 21-22 500.000 dipendenti pubblici. Quello che CGL e CISL e UIL chiedono in buona sostanza è innanzitutto assunzioni e soprattutto di rivedere e di rimodernare la pubblica amministrazione con l'immissione in servizio di circa 500.000 lavoratrici, ovviamente lavoratori giovani, per stare al passo con i tempi. Oltre a questo chiediamo la stabilizzazione dei precari storici della pubblica amministrazione. Non dimentichiamo che in questo periodo di pandemia presso i presidi ospedalieri i lavoratori atipici, i cococò, le partite IVE hanno dato il giusto apporto per la collettività. In questo momento noi dobbiamo capire che la pubblica amministrazione sta vivendo un dramma dovuto anche al fatto che basta pensare che sono andati in pensione oltre 250.000 lavoratori e altri 150.000 li seguiranno nel corrente, nel prossimo anno. Abbiamo situazioni di 350.000 precari che non sono stati assunti, solo 60.000 nella sanità, e sappiamo quanto nella sanità in questo momento occorrerebbero medici, infermieri e quant'altro che possano supportare questa grave pandemia. Il momento è grave e quindi lo sciopero nostro è per il Paese. Si riaccende a Chieti la polemica sulle indennità dei consiglieri comunali. Attacchi arrivano dall'opposizione al sindaco Ferrara, pronto a portare in consiglio una delibera per il nero su bianco. Tornano a soffiare i venti della polemica a Chieti sulle indennità dei consiglieri e degli assessori. Dopo aver nuovamente spiegato che il ricavato del taglio delle stesse indennità andrà in un fondo, il sindaco del capoluogo teatino Diego Ferrara ha già aperto un conto corrente ed è ora pronto a mettere nero su bianco il tutto in una delibera che verrà presentata in consiglio comunale. Non ho fatto altro che ribadire la posizione mia e della giunta, ovvero sia che la prima delibera
riguardante i nostri chiamiamoli emolumenti, c'era stata una leggerezza nella delibera per la quale noi avevamo deciso di devolvere il 7% a un fondo di beneficenza, però non l'avevamo scritta esplicitamente sulla delibera. Poi ho detto agli assessori che avremmo a breve fatto una nuova delibera che metteva a posto tutto e sanciva definitivamente la destinazione di questo 7%, e quindi pensavo e penso che tutte le polemiche avrebbero potuto finire lì, insomma, e spero che finiscano qui. È pronto a mettere nero su bianco quello che ha detto poi? Ma assolutamente sì, siamo tutti concordi nel farlo, assolutamente. Da Chieti ci spostiamo a Pescara perché il liceo Marconi di via Marino da Caramanico verrà demolito per il 50% per poi essere ricostruito ex novo, lo ha annunciato il presidente della provincia, Antonio Zaffiri. Demolizione e ricostruzione del 50% attualmente, perché facciamo in due lotti che dobbiamo dare un minimo di continuità alle attività scolastiche, quindi adesso si interverrà per 8 milioni e 30 mila euro all'incirca per il primo lotto, poi il secondo lotto successivamente per la totale demolizione e ricostruzione. Come mai si è arrivati a questa decisione, Presidente? No, non è che si è arrivata a una decisione, noi avevamo un importo da parte della Regione Abruzzo tramite il MIUR per l'adeguamento sismico, però poi in fase di progettazione, ringrazio i progettisti perché sono stati molto attenti nel fare le valutazioni, siamo arrivati alla conclusione che non era sufficiente l'adeguamento perché comunque non rimaneva e non è una scuola oggi funzionale per le esigenze attuali, perché non è stata concepita oggi ma 40 anni, 50 anni fa, e allora si è arrivata alla soluzione della demolizione e ricostruzione perché si arriva ad avere una scuola funzionale per le esigenze attuali del liceo linguistico Marconi, che è una delle scuole più grandi di Pescara con 1500 alunni ed è molto molto importante. Il 17 scadrà l'appalto, però entro il 31-12 contiamo di assegnare al vincitore della gara e poi anno nuovo partiranno i lavori. Proseguono i ritrovamenti di epoca romana e medievale a Chieti, in piazza San Giustino, durante i lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell'area. Dottoressa, cosa è venuto fuori dai lavori di riqualificazione di piazza San Giustino? Finora sono venute fuori strutture di epoca medievale, rasate, tutte allo stesso livello, per permettere la realizzazione della piazza. Abbiamo trovato tantissimi indizi, ma sappiamo che Chieti, la Teater di età romana arrivava fino a Collegallo, quindi a Piazza Grande, e sappiamo che sotto le strutture medievali ci sono strutture di età romana. In che stato però siano e se sia opportuno valorizzarle non sappiamo, non le abbiamo viste, però ci sono, vanno tutelate insieme a tutto il resto, ma va tutelata anche l'idea di città, e l'idea di città prevede che lì ci sia una piazza. Chieti ha messo 20 secoli, ha messo 2000 anni a realizzare una piazza lì davanti San Giustino. La documentazione delle fasi precedenti deve essere disponibile, conosciuta, divulgata, ma la piazza tornerà ad essere una piazza. I lavori archeologici possono proseguire sempre, fino al centro della terra naturalmente. In questo caso si è trattato di un intervento di archeologia preventiva, cioè preventiva ad un lavoro già progettato. Serve l'archeologia preventiva a fare in modo che le strutture preesistenti non siano danneggiate dai lavori che si vanno ad attuare, e quindi un atteggiamento di tutela, naturalmente la tutela per non essere asfittica, cioè limitarsi solo alla conservazione, deve essere anche attiva, partecipata, è un atto di conoscenza, e quindi la conoscenza proviene dalle attività di scavo che si fanno. Naturalmente la piazza
tornerà ad essere una piazza, a meno che non ci siano scoperte tali da portare a rivedere il progetto, ma finora quello che abbiamo visto è la storia di Chieti, ma la storia di Chieti può essere conosciuta in un altro modo, con una documentazione disponibile alla popolazione. È stato un momento emozionante l'accensione delle luci di Natale nel centro di Teramo, un gesto carico di speranza per i teramani che composti hanno assistito all'evento. Per Capodanno il comune progetta di realizzare spettacoli da diffondere in streaming con artisti importanti. Tania Bonici Castelli. Teramo si accende alla speranza con le luminarie di Natale, un addobbo elegante e festoso, curato dagli architetti Marco e Mara Lucchese, illuminerà la città fino all'Epifania, una tradizione accolta dai cittadini come segno di ottimismo e vitalità. La città si è accesa, ma che Natale ci aspetta? Noi non potevamo non accendere queste luci quest'anno, proprio quest'anno, nell'anno magari più difficile della nostra amministrazione, quindi un Natale teramano che ha come titolo Accendiamo la speranza. Abbiamo utilizzato un termine al plurale, accendiamo proprio perché desideriamo mandare un messaggio a tutta la comunità teramana dicendo che ognuno può fare la propria parte e la deve fare in fondo. Sicuramente un Natale dove venire incontro alle necessità delle persone che sono più in difficoltà per via dell'emergenza sanitaria e per i problemi economici che ne derivano. Sicuramente un invito a tutti i cittadini a scegliere le attività commerciali del nostro territorio, che sono quelle che anche sentono di più sulle proprie spalle il peso delle restrizioni della pandemia. E una continua sollecitazione a rispettare tutte le misure di sicurezza, perché questo è uno dei più grandi regali che ci possiamo fare in questo periodo di Natale. Noi dobbiamo continuare a rendere attrattiva ed accendere la luce della speranza sulla città di Teramo, perché è chiaro che nei momenti più difficili una comunità coesa può fare comunque la differenza e noi dobbiamo invitare tutti i nostri cittadini a fare questo. Intanto la prefettura di Teramo apre le visite ai cittadini. In questi giorni di festa l'intenzione è quella di restituire alla vista della città scorci del cortile interno del Palazzo di Governo edificato nel 1840. E per Capodanno il Comune non si fa trovare impreparato, ci saranno 3 importanti eventi in streaming con artisti locali e non che ci accompagneranno verso il 2021, verso l'anno che verrà. Sport adesso, partiamo ovviamente dalla Serie B, seduta mattutina al centro Vestina di Montesilvano per il Pescara che continua a preparare il match di sabato contro il Vicenza. Tra i veneti out il difensore Bruscagin, nel Pescara provano a recuperare Balzano e Busellato. Ci sarà l'attaccante colombiano Damir Seter che venerdì scorso ha segnato il suo 3° gol in maglia bianco-azzurra. Lo ascoltiamo. Ad Ascoli con il nuovo allenatore è arrivata una importante vittoria. Cosa è cambiato rispetto alla gestione Oddo? Il nostro nuovo allenatore, diciamo, è troppo peso per dirlo. Abbiamo avuto una settimana di allenamento. Lui è un allenatore che, diciamo, prova a parlare un po' di più con il giocatore e essere un po' più chiaro, diciamo così. Niente altro, penso che ancora è troppo presto per dirlo, ma secondo me abbiamo stato molto lucidi a capire subito lo che l'allenatore vuole. 3-5-2 è un modulo che a te va bene, credo, insomma si è visto anche al Del Duca. Sì, a prescindere del modulo penso che è bello sempre essere pronto, essere un giocatore che fa male in avanti, questo è l'importante, no? Sempre volere fare bene in tutta la zona di attacco e quindi spero continuare a segnare e a poter aiutare la squadra. Come ti sei trovato in campo con Cristian Galano al fianco? Bene, è certamente un giocatore che tecnicamente fa la differenza e per me un giocatore, diciamo, un po' più forte fisicità è molto piacevole averlo vicino a me. Sabato c'è questa partita con il Vicenza, un altro scontro diretto in chiave salvezza, una partita da non sbagliare. Sì, è una squadra troppo forte, diciamolo così, e c'hanno in avanti e nel ruolo attaccanti hanno tanti giocatori forti. Quindi dobbiamo essere attenti in modo
che possiamo sfruttare, diciamo così, e tutte quelle opportunità che penso che possano lasciare. Hai avuto un ottimo inizio di campionato, media partite giocate, gol segnati, però hai avuto anche qualche problema fisico, e smaltiti questi problemi, come stai fisicamente? Adesso molto meglio, sto cercando di non farmi male, sto cercando di fare tutti lavori preventivi, così sto, diciamo, sul pezzo per poter giocare ogni partita, perché alla fine questo è lo che voglio, no? E non farmi più male e poter aiutare la squadra. E quello tra Pescara e Vicenza è un gemellaggio nato nel 1977, un gemellaggio tra i più longevi nella storia del calcio italiano. Gara speciale per Roberto Breda e Cristian Galano, entrambi ex del Match. Uno dei gemellaggi più longevi in ambito calcistico. Non ci sarà il pubblico sabato allo stadio Adriatico Cornacchia e non sarà possibile spostarsi per i sostenitori vicentini per le limitazioni degli spostamenti dovuti alla pandemia, ma il legame tra tifosi biancazzurri e biancorossi resta saldo dall'ottobre del 77, cioè da oltre 43 anni. Un gemellaggio che ha resistito al tempo, ai successi e agli insuccessi, alle sfide sul campo, anche quando la posta in palio era molto alta, e che è stato anche rinnovato con particolari iniziative da parte dei club. Nell'agosto del 2016, in un amichevole precampionato disputato al Menti, le due squadre scesero in campo con i colori sociali dell'altra, il Pescara in biancorosso, il Vicenza in biancazzurro. Nel febbraio 2017 i giocatori del Pescara indossarono la divisa biancorossa in occasione del recupero di Serie A con la Fiorentina. Una partita che a livello ufficiale ritorna dopo quasi 5 anni, l'ultimo precedente è targato 12 febbraio 2016, quando l'Adriatico Cornacchia finì 1-1 al gol di Signori, rispose nel finale la Padula con una splendida rovesciata. Il bilancio tra Pescara e Vicenza è in sostanziale parità: 14 le vittorie pescaresi, 12 quelle vicentine, 19 i pareggi. All'Adriatico Cornacchia però i biancazzurri sono in chiaro vantaggio: 10 vittorie a fronte di 10 pareggi e 3 vittorie vicentine. L'ultima dei veneti è del novembre 99, la squadra di Edireia si impose di misura su quella di Galeone grazie a un gol di Viviani. L'ultima dei biancazzurri fu invece firmata dal rigore propiziato da Sansovini e trasformato da Memusciai nel finale. Era la semifinale playoff del 2015 che permise, anche grazie al 2-2 del ritorno, di andare in finale con il Bologna. In campionato bisogna tornare al 1 maggio 2012, quando il Pescara di Zeman marciava verso la Serie A e ne fece 6 a un Vicenza poi retrocesso. Sarà una gara speciale per Cristian Galano e Roberto Breda. Il neotecnico biancazzurro, reduce dall'esperienza di Reggio Calabria e Salerno, fu chiamato a Vicenza nella stagione 2012-2013, ma fu esonerato dopo la seconda giornata di ritorno, con la squadra al terzultimo posto e con appena 3 vittorie conseguite. Per Galano, una stagione e mezza in biancorosso con 56 presenze 9 reti, positiva alla prima 2015-2016 con Marino e poi Lerda in panchina, e Galano in campo nei 2 pareggi con il Pescara. Male la prima parte della seconda stagione, a gennaio il Robben delle Puglie fece ritorno a Bari. Scendiamo in Serie C adesso, andiamo in casa Teramo. L'attaccante biancorosso, peraltro ex Pescara, Cristian Bonino, in conferenza stampa parla dell'errore di domenica scorsa contro la Vibonese, ma non si dice preoccupato del fatto che non sia ancora riuscito a trovare la via della rete. Lo ascoltiamo. È un momento che, nel senso, non mi sta neanche girando benissimo, perché in un paio di occasioni la palla è uscita di pochi centimetri. E poi tante volte, comunque, per un attaccante, quando fai il primo gol comunque ti sblocchi e le cose diventano tutte più facili, no? Magari anche mezza palla sporca entra anziché magari uscire o prendere il palo. E quindi, diciamo, mi sta mancando anche un pochino di fortuna. Però anche in allenamento sto lavorando al massimo per cercare il più feeling possibile col gol e nel senso, e mi sto impegnando al massimo per far sì che avvenga anche in partita il prima possibile. E purtroppo il mio errore è stato che io stavo guardando Simone quando era a contrasto con la palla, e nel momento che mi sono girato non pensavo di trovarmi in quella situazione, che poi me la sono rivista l'altro giorno sull'applicazione, ho visto che comunque loro erano messi male, e purtroppo nella partita non me ne sono accorto, perché io quando mi sono girato Simone era dietro di me e non mi sono accorto che Simone era libero di là, me la sono poi vista su Y Scout e
e mi sono accorto che lì se glielo davo era uno contro uno. Purtroppo nella partita il mio errore è stato che con la coda dell'occhio non l'ho visto e mi sono spostato subito palla verso destra e quindi sono andato, tra virgolette, addosso all'avversario. E quello non posso dirti che è un errore di altruismo, perché il mio errore è stato non vederlo, altrimenti la palla gliela avrei passata senza problemi. E il mio primo pensiero era mettermi, nel senso, al 100% prima possibile, perché comunque arrivavo dalla fase di lockdown che ero fermo da marzo. Poi, come l'anno scorso, non avevamo ripreso, che eravamo un punto fuori dai playoff, ero stato fermo fino al ritiro. E a luglio mi sono operato alla spalla perché ho avuto dei problemi alla spalla e quindi ho riperso altri 3 mesi. E quest'anno al ritiro a Pescara ho potuto fare solamente la parte, nel senso, senza palla, la parte atletica. E la parte con la palla avevo dovuto saltarla perché non potevo fare contrasti per via dell'operazione. Quindi, nel senso, quando sono arrivato qua, il primo mese era per me, nel senso, la mia prima idea era quella di mettermi al pari con gli altri, diciamo, perché comunque fisicamente mi mancava qualcosa, perché non avendo fatto degli allenamenti è sicuramente diverso. Poi sicuramente non posso dire il contrario, mi immaginavo magari qualche gol in più, dai. Però dai, non deve diventare un'ossessione questa cosa, e quindi bisogna continuare a lavorare ancora di più, perché vuol dire che ancora c'è da migliorare. Io penso sì a Terni di aver fatto una buona partita, però penso anche che la maturità di un giocatore passi anche comunque dal riuscire a dare il 100%, sia che si pensi di giocare sia che magari non si pensi da giocare. Quindi secondo me la forza di un giocatore, la maturità la compie quando è in grado di farsi trovare pronto in qualsiasi occasione. Quindi che magari si possa pensare di giocare o meno, bisogna comunque sempre farsi trovare pronto. Quindi lo vediamo anche comunque in Serie A, in diverse occasioni, per esempio Dybala alla Juve. Il giocatore comunque deve essere maturo, deve essere bravo ad essere sempre pronto. Scendiamo in Serie D adesso, campionato che riprende domenica con la 7ª giornata di andata del girone F, ma c'è già il primo intoppo perché è stata rinviata data da destinarsi la gara tra Castelfidardo e Vastese, match in programma domenica pomeriggio sul terreno di gioco marchigiano, e una disposizione questa del Dipartimento Interregionale a seguito della richiesta della società marchigiana. Vastese che dunque tornerà in campo solamente domenica 20 all'Aragona contro il Monte Giorgio, ma come detto domenica si torna in campo. Le altre abruzzesi saranno impegnate nel derby Pineto e Giulianova al Mariani Pavone, trasferte per il Castelnuovo sul campo del Matese e per il Notaresco sul campo del Campobasso. E questa era l'ultima notizia per il nostro telegiornale. Vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sui nostri canali social. Prossimo aggiornamento con la nostra informazione alle ore 23. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata.